YonJ! Ciao ragazzi! Che cosa succede oggi? Semplicemente ho pensato di fare uno scherzo al mio fidanzato. E che scherzo! Andrò a mettere una pancia da gravidanza finta. Cioè, no, in realtà metterò un body e un cuscino dentro. Diciamo che è la versione economica. Però va bene. Ho già fatto un video 24 ore incinta e questa volta invece mi farò trovare con questa panciona. Vediamo che cosa succederà qui a casa mia. Boh, che reazione avrà. Tipo, che cosa è successo? Sono mancato tipo 10 ore. No, 12, 15, boh, vabbè, comunque un po' di ore. E sei già al nono mese di gravidanza. Va bene. No, vabbè, voglio vedere assolutamente la reazione. Quindi adesso mi vado a preparare. Andiamo a vedere. Ah, ovviamente, se non sei iscritto al canale, tu, che ti guardo, io ti guardo, metti subito il follow, cioè iscriviti. Clicca giù, è gratuito, non costa niente, quindi iscriviti e poi metti un pollice in su e condividi questo video e ovviamente attiva la campanellina perché sennò ti perdi tutti i video e poi ragazzi, se attivate la campanellina sarete i primi a commentare il video e volete che io vi metta un cuoricino, no? Quindi dovete essere tra i primi a commentare. Detto ciò, seguitemi su Instagram e TikTok e adesso andiamo a mettere la pancia. Mi serve un cuscino però. Oh mio Dio. Vabbè, troverò qualcosa da mettere. Ho questi qui. È un po' allungato però forse potrebbe andar bene. Il mio merchandising. Potete trovare il link giù nell'info box. Yeah! Andiamo a mettere questo body o coso. Body o coso. Sì, ce l'ho qui dentro nella mia cappottiera, perché nella cappottiera c'è la borsa e dentro la borsa c'è il body. Poi ho pensato anche che, siccome stavo per lavare i piatti, ho detto ma ora metto la pancia così vediamo come faccio a lavare i piatti con la pancia. Magari non ce la faccio. Oh mio Dio. Ta-da! E adesso trasformazione. No, aspetta ragazzi, sono venuta soltanto per farvi vedere il disagio. Spero non mi veda nessuno. No raga, con questo sembro una balena, cioè non sembro incinta. Oh, così? Non so se sembro incinta oppure una, non lo so, ubriacona. Come mi vesto? E con la luce che mi illumina di mezzo vi presento la mia pazza. Ragazzi, oh mio Dio. Vabbè, ho cambiato cuscino rispetto a poco fa. Va meglio, ma non benissimo. Avevo a casa un altro cuscino più piccolo e quello era perfetto. Se vi siete persi 24 ore incinta, andate a vedere perché ragazzi sono tutte in farmacia a comprare le cose. Troppo ridere. Pesa già, pesa questa pancia. Guardate qui. Non so dov'è in questo momento Giampaolo, lo dovremmo chiamare. Appena entra voglio vedere la reazione, vi voglio far vedere la reazione. Niente ragazzi, dovrò aspettare a lungo, spero non mi si rompano le acque. Sì, perché in effetti sono pronta per partorire, penso. Aspetterò. Nel frattempo laviamo i piatti, così vedo se ce la faccio con questo ingombro. Aiuto! Già ragazzi, per posare la telecamera, aiuto! Ho poche cose da lavare però. Ma che cos'è? Puliamo. Sì, in effetti mi sento un poco distante, tipo piegata. Aiuto! Un giorno che farò dei figli, mi metterò sul divano 24 ore su 24, farò fare tutto agli altri. Giampaolo! Forza, pulisci! Anzi, per fortuna mi aiuta, a prescindere dalla pancia, che non ho. Cioè, ce l'ho, ma è tutto grasso, tutto cibo buono. Ragazzi, la schiena mi sta facendo male. Ora capisco, non è il peso, o forse sì, anche quello, ma principalmente secondo me è la postura. Cioè, come faccio? Ah, io la schiena!
Sto scoppiando. Adesso mi metto sul divano. Esatto, sì, mi metto sul divano. Sono le 5:19. Buonasera. Buonasera. E cosa faremo nel frattempo? Guardiamo la TV. Aiuto la pancia. Che poi in realtà è un cuscino, quindi no, però si deforma, guardate. No, torna pancia. Ok. Aiuto. Sole. Niente, quindi come abbiamo detto, in realtà dovrei asciugare queste cose. Vabbè, comunque adesso mi metto nel mio divano. Bellissimo divano. Ti amo tantissimo. Anche perché ho lavorato tutto il giorno. Cucciolo! Ta-da! Mi dovevo mettere sul divano, sì, lo so. Lo so, ne sono consapevole. Ma sistemiamo un po' tutto, no? Ne approfitto, anche se sono davvero stanca. Oh no, devo pubblicare un reel. Pubblichiamo un reel. È Giampaolo. Amore. No, siccome ti ho avuto l'impressione che ti serviva qualcosa, capito? No, non mi serve niente. Volevo solo sapere come eri ricombinato. Quando vieni? Sto cominciando a scendere. Se vieni qui. Sì, vengo lì, dai. Sta vedendo, ragazzi. Vabbè, considerate, penso 15-20 minuti e arriva. Vabbè, io voglio farmi trovare comunque stinnicchiata, come si dice in siciliano, sdraiata sul divano. Cinzia, che fai? Vabbè, a tra poco, aiuto. Giampaolo non è ancora arrivato. Io sono ancora così. Voglio provare a fare cose in casa per vedere cosa si prova e se riuscirò un giorno a farle. Quindi si passa l'aspirapolvere, ragazzi. Come si accende? Sì, lo so come si accende. Yeah! Si fatica il doppio, direi. Altrimenti magari è fuori adesso. Guardate la mia nuova pianta. Che bella. Non ci credo, ragazzi, sembra fatto apposta. Aspetta che... No, va bene, ok, la lascio la TV. Mi sono affacciata al balcone. C'è Giampaolo, è arrivato. Sono le 6:05. Adesso metterò questa qui. Aspetta, perché lui entra da qui e mi vede qui. Posso mettere la telecamera da qualche altra parte? Aspettate. Strano che non suona. Sta suonando, vedete? Chissà se se ne è accorto. Ciao amore, bentornato a casa. Sorpresa! Diventerai papà! Ma dici, ma come lo fa? Ma questo è normale, ma ora è normale. No, ma io sono entrato, qualcosa di strano la vedevo, perché di fronte seria. Dico, aspetta, però non lo vedevo. Aspetta, io sto ricreando la aiuto! 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 Stai uccidendo tuo figlio! Ciao! Aiuto! Aiuto! Ma è un cuscino! Ma... E lo conosco pure questo cuscino! È un cuscino, me lo ricordo! Ragazzi, ma secondo voi lo scherzo è riuscito? Ci crede che sono incinta?
Ti aspetto da tanto tempo! Ah, io mi vuoi. Hai dolori? Sì. E io ci penso. Che cos'è quella pistola? Aiuto! No, no! Ah, fa male! Però è anche sollievo! Fa un po' male, un po' sollievo, non mi tirare i capelli, come fa? Ah sì, lo devo fare piano, così. Ah, così è bello! Effettivamente non l'avevo notato. Ma cos'è questa cosa? Ma ti dà tanti piccoli pugni! Aia! No, non lo so se mi piace. Che bello! Fallo tuo figlio! Ma smettila! Che ne pensi quindi della di tua moglie? Tu hai dei problemi tecnici comunque, eh? Lo devo dire. Ma senti che mi fa impressione così. È un pallone. Ma poi proprio ti sei fatta la pancia in uno stato proprio bello avanzato. Sì, sto per scoppiare. Va bene ragazzi, questo scherzo burlone. Che scherzo è? Boh, vabbè. Però si è messo a ridere, dai, è stato uno scherzo divertente. Spero che questo video vi sia piaciuto. A te è piaciuto? Ma sarà sempre così il mio rientro a casa? Con sorprese. Sorpresa! Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Io, Giampaolo, il massaggiatore delle braccia, e nostro figlio o figlia, non lo sappiamo, anche se sono molto avanti con questa gravidanza. Vi salutiamo, vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo video. Bimbi tantissimo! Ciao! Ho partorito un cuscino blu, quindi è maschio! Vieni tuo figlio! Ma la smetti, basta!